La senatrice a vita Elena Cattaneo insiste nel sostenere la sperimentazione animale come unico metodo per diverse scoperte e terapie. Immediata la replica della Lega Nazionale per la difesa del cane, che ricorda i metodi alternativi come quelli più affidabili, sottolineando i fallimenti della vivisezione. Ultimo in ordine di tempo, il recente antidolorifico che ha causato gravi danni neurologici ad almeno 5 cavie umane e la morte cerebrale di una sesta in Francia, dopo che il prodotto aveva superato i test condotti sugli scimpanzé.